A dimostrazione di quanto sia ancora oggi importante ed efficace la memoria visiva, siamo andati a Lugano, in Svizzera, a incontrare chi ha fatto della memoria un campo di applicazione stupefacente. Federico fa quello che da secoli, forse millenni, altri hanno fatto prima di lui. Mette a punto tecniche di memorizzazione, cioè strategie per fissare nei ricordi una serie di elementi, come numeri o nomi di cose, che altrimenti non riusciremmo a ricordare. Lo mettiamo alla prova e gli chiediamo di ripeterci a memoria la sequenza di 120 numeri scritti su questo cartoncino. A differenza di Campaio, Federico chiede più tempo. Quanto? Un quarto d'ora? No, appena 150 secondi, poco più di un secondo a numero. Va bene. Otto, due, uno, quattro, zero, nove, cinque, uno, quattro, sei, otto, tre, due, zero, cinque, uno, sei, sette, uno, tre, cinque, zero, sei, tre, due, sette, zero, nove, sei, due, sei, tre, cinque, 9, 6, 2, 1, 7, 2, 3, 4, 8, 7, 0, 1, 1, 0, 5, 2, 0, 3, 6, 9, 7, 0, 1, 3, 5, 4, 7, 0, 3, 1, 9, 4, 5, 8, 7, 4, 1, 4, 9, 3, 1, 2, 5, 6, 3, 2, 7, 6, 3, 2, 1, 5, 6, 0, 9, 4, 3, 8, 1, 2, 5, 3, 2, 1, 0, 7, 9, 5, 7, 3, 2, 1, 5, 2, 3, 7, 1, 5, 0, 9, 6, 1, 3, 2, 7, 1, 0. Torniamo a Lugano e facciamo un altro test con Federico Soldati. Questa volta si tratta di memorizzare un elenco di nomi. Va bene. Leonard Euler, Giulio Camillo Del Migno, Raimondo Lullo, Gerolamo Marafioto, Francesco Petrarca, Marco Tullio Cicerone, Guglielmo Gratarolo, Lodovico Dolce, Tommaso d'Aquino, Marco Fabio Quintiliano, Johann Romberg, Filippo Gesualdo, Cosma Rosselli, Pietro Tomai, Pico della Mirandola, Giordano Bruno, Simonide Di Ceo, Giovan Battista della Porta, Johann Spangerberg, Giovanni Fontana. Dopo Ramon Campaio, anche Federico Soldati, il ragazzo di Lugano, vuole cimentarsi in un numero sorprendente. Federico è appassionato del cubo di Rubik. Molti di noi sono arrivati a padroneggiarlo, ma forse nessuno di noi ha mai provato a risolverlo a memoria. Federico osserva con attenzione le facce del cubo che la squadra di Voyager ha accuratamente scomposto in precedenza. Sta memorizzando tutte le mosse che gli serviranno per risolvere il rompicapo. Deve ricordarsele tutte una per una, perché Federico non muoverà il cubo guardandolo. Lo farà alla cieca, bendato, basandosi solo sulla sua allenatissima memoria.
Sensazionale! In meno di un minuto, Federico ha risolto il cubo di Rubik con la sola forza della memoria. Ma come ha fatto? Quando si desidera risolvere il cubo di Rubik da bendati non si può procedere come nella risoluzione guardando, perché ci sono troppe combinazioni. Quindi quello che viene fatto è memorizzare i vari pezzi tramite delle immagini, per poi muovere pochi pezzi alla volta quando si è bendati, così che il resto del cubo rimanga invariato. Ad esempio, se devo ricordare questi quattro pezzi, potrei immaginare che nel giardino di casa mia c'è mio zio che stira una banana. Ora mi rendo conto che questa scena non ha senso, ma è proprio il fatto che non ha senso il segreto per ricordare ancora meglio la scena, perché più qualche cosa è insensato, è strano, è assurdo, e meglio il nostro cervello lo ricorderà.